Bentrovati amici della Non Solo Libri. Siamo di nuovo qui nel Nerdvana, che come ormai amo chiamare il nostro bellissimo negozio di Via Stoppani 75. Ricordo sempre Seregno nel caso. Niente, allora, oggi nuovo video. Quello che vogliamo proporvi è un format ancora diverso, o meglio, sempre un vlog, sempre parliamo di, naturalmente, di fumetti, ci mancherebbe altro. In questo caso, quello che vorrei portare regolarmente sul nostro canale è, potremmo chiamarlo, scegliamo un titolo, è La Biblioteca Perfetta. In che senso? Tanti di voi, nel corso degli anni, mi hanno chiesto, che so, quali sarebbero i 10 fumetti da leggere obbligatoriamente, oppure, ad esempio, quali sono le storie che ognuno di noi dovrebbe avere all'interno della propria libreria personale. Bene, prendendo spunto da questa domanda, da questa così curiosità, voglio portare l'esempio di alcune storie che secondo me sono effettivamente da leggere, da conoscere, da collezionare, magari non tanto per il loro valore intrinseco del disegno, della storia e quant'altro, ma per un fattore ancora più fondamentale, che è quello di aver cambiato modo di relazionarsi al mondo del fumetto. E oggi voglio portarvi due titoli particolari per fare questa riflessione. Andiamo da un paese a un altro, un estremo all'altro. Da una parte abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo un autore molto conosciuto che è Terry Moore, che ha creato questo fantastico fumetto che si chiama Strangers in Paradise, o SIP, come era una sorta di, potremmo dire, soprannome che i fan, gli amanti di questo bellissimo fumetto gli avevano dato. In Stranger in Paradise che cosa abbiamo? Abbiamo fondamentalmente due protagoniste principali. Una è Cachou e l'altra è Franzin. Cachou è il suo soprannome, naturalmente. Queste due protagoniste sono amiche d'infanzia, si conoscono appunto dai tempi della scuola, e Cachou è fondamentalmente innamorata di Franzin. Quindi vive questo rapporto un po' particolare, una sorta di complicata relazione, perché da una parte Franzin si dichiara a lei come amica, Franzin Peters nel caso, e Katina Chovansky, Cachou, invece è appunto innamorata. Nella storia poi subentreranno tanti altri comprimari o semi-protagonisti. La cosa bella di questa storia, di questo fumetto, in contrapposizione, o meglio, legato, non so come, ma da un sottilissimo filo conduttore a Nana di Hayazawa, che andremo poi dopo naturalmente a valutare, ad esplorare, portano finalmente, siamo più o meno nel periodo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, metà degli anni 90 per quanto riguarda Stranger in Paradise, Nana più o meno negli anni 2000, ma questa condizione, questo trascinarsi, questo mondo del fumetto che finalmente aveva deciso di creare dei personaggi femminili forti, rappresentativi di un periodo storico, ma non solo, di una donna che finalmente, nonostante le problematiche della vita che tutti possiamo avere, prendeva possesso della propria esperienza, della propria intimità, della propria vita, e in qualche modo non si rifugiava più, almeno nelle storie fumetti e nei libri, in un personaggio maschile che in qualche modo la doveva sopportare e supportare. La stessa cosa capita appunto in Nana, un fumetto che purtroppo Hayazawa, questa autrice, è da parecchio tempo che non completa, appunto non finisce, non va avanti, che ha bloccato, ma che personalmente adesso appunto è uscito da pochissimo, vi faccio vedere l'edizione, una nuova ristampa della collection che era già uscita, in realtà un pochino più impreziosita, eccetera, eccetera,
da la scritta nana metallizzata, una sovracoperta un pochino più curata, insomma, comunque una bella edizione per chi non l'avesse mai fatta, nonostante una storia che non so se è stata ristampata da Panini Comics in questo momento perché sanno qualcosa, perché magari hanno intuito che Ayazawa riprenderà a scrivere, non ne ho idea, ma sta di fatto che è una delle storie da avere, a prescindere dalla sua conclusione o meno. Perché? Perché parla di uno spaccato del Giappone molto importante, che sono appunto gli anni 2000, di musica che è importantissima per il paese Giappone. La musica è fondamentale, fondamentale per tutti, ma il Giappone la vive in una maniera ancora più concreta, secondo me, di tanti altri paesi e crede in tanti generi musicali e tanti ragazzi si mettono in strada cercando di far fortuna, cercando di farsi conoscere. In questo caso abbiamo due Nana, cioè due personaggi che si chiamano Nana, Nana Ozaki e Nana Komatsu. Queste due ragazze si incontrano su un treno e hanno in comune la voglia di andare a vivere a Tokyo. Da una parte abbiamo la Nana Rocchettara, la Nana Panchettara che vuole andare a Tokyo per far fortuna con il suo gruppo, con il gruppo suo e di Ren, un altro personaggio importantissimo e fondamentale, mentre l'altra Nana vuole andarci per seguire il ragazzo, da cui poi verrà tradita. Anche qui abbiamo due donne particolari, nel senso da una parte abbiamo una donna forte, dura da quello che ha passato nella vita, in qualche modo indurita, ecco, e una donna, non dico debole, ma un attimino più fragile, che avrà sempre bisogno di essere sostenuta dall'altra donna forte. Anche qui il rapporto tra loro due è complicato, no? In tutte queste storie, ma anche ad esempio, in Italia abbiamo avuto una bellissima storia simile di una donna forte finalmente, scritta dal grandissimo Luca Enoch ed era Spray Liz, per chi non se lo ricordasse. Anche in questo caso, queste donne sembrano ambigue sotto certi aspetti nei loro rapporti. In realtà è sbagliato e forse molto maschile vedere un'ambiguità. Sono donne che cercano in loro stesse e nei loro simili la forza per poter andare avanti, ma che in realtà hanno già, è solo un escamotage per poter relazionarsi meglio con loro stesse, credo a questo punto. In ogni caso, vi consiglio veramente, vivamente, vi faccio vedere anche una delle ultime edizioni di Spray Liz pubblicata da Bao Publishing, veramente bella. Credo siano ancora tutti disponibili, noi ne abbiamo alcune copie. Eccolo qua. Spray Liz, scusatemi, Stranger in Paradise. È un particolare momento del fumetto. Gli anni 90 hanno portato questo sentore di cambiamento che oggi viviamo soprattutto nel fumetto supereroistico, dove incominciano a esserci tantissimi personaggi politicamente corretti, potremmo dire fondamentalmente, personaggi che hanno una sorta di volontà, gli scrittori naturalmente, nel portarli alla luce, nel farceli conoscere, nel far capire che l'integrazione è necessaria a tutti i costi, anche naturalmente nel mondo del fumetto. Nella Marvel questa cosa del politicamente corretto si è un po' troppo evoluta, secondo me, andando a perdere sotto certi aspetti la bellezza di alcuni personaggi storici che nonostante la loro, che ne so, etnia, magari in quel momento classica, uomo bianco e via dicendo, che ne so, piuttosto che personaggio maschile non femminile, però erano comunque delle icone che in questo momento sono state sotto alcuni, in relazione di alcune storie che sono nate, che stanno nascendo, eccetera, eccetera, sono state comunque sia cambiate. Non è uno sbaglio, non è una cosa negativa, anzi, ci mancherebbe altro. È una cosa molto importante e fondamentale. Proprio perché, ripeto, l'integrazione è necessaria e ci deve far capire, che, questo modo di porsi nei confronti, anche delle storie a fumetti, che possono sempre, per alcuni, che non, amano questo tipo di
mercato di che non hanno questo tipo di passione che noi abbiamo, ad esempio, non capiscono che le storie a fumetti sono dei veri e propri romanzi, in tutto e per tutto, con però l'aggiunta di un aspetto grafico che può essere piacevole o meno a seconda dei nostri gusti, ma che portano comunque, come i bellissimi romanzi d'autore o quant'altro, degli argomenti importanti e fondamentali che forse proprio per la loro facilità, proprio per il disegno, potrebbero essere più facili da assorbire per noi, per i nostri figli, per i ragazzi, per tutti, insomma. Quindi è bello che anche nel fumetto e da tanto tempo a questa parte, come vi ho mostrato, quindi già dalla fine degli anni Ottanta, anche in Italia, tramite le storie, appunto, Lex Weaver, Giulia, di Sergio Bonelli, incominciano a esserci questi personaggi femminili forti, caratterizzati al top, che magari ricordano alcune attrici o vengono in qualche modo ispirate anche caratterialmente ad altri personaggi realmente esistiti, ma che fondamentalmente servono a noi per capire che ci vuole veramente tanta, tanta, tanta voglia di cambiamento e tanta forza nel poterlo fare. Pertanto vi consiglio vivamente la lettura, il recupero nella vostra biblioteca perfetta di Stranger in Paradise di Terry Moore, di Nana di Hayazawa, che siamo fortunati, è stato ristampato almeno intanto il primo numero da Panini Comics, quindi in un bellissimo formato, con un costo abbastanza abbordabile, quindi tutto sommato da fare, anche se magari non finirà come vi dicevo, ma naturalmente potete approfondire anche gli altri personaggi di cui abbiamo parlato, Lex Weaver in primis, che purtroppo è stato chiuso nel 2005, mi pare, da Bonelli, però qualche volume particolare si trova ancora, Giulia, che continua a essere presente, una criminologa, quindi un aspetto anche un pochino più normale, diciamo, anche qui vita vissuta e via dicendo, lavorativamente parlando anche profondo e interessante, visto l'aspetto del criminologo, e come vi dicevo, Spray Leads, che dovrebbe essere stato ristampato da Cosmo Editoriale, o forse sta per essere ristampato, non mi ricordo perfettamente. Insomma, bellissime storie, tutte al femminile, sia per un pubblico maschile che per un pubblico femminile. Ve le consiglio vivamente, ci vediamo quindi sempre su un nuovo video, oppure in fumetteria o online, insomma, sapete dove trovarci. Buona giornata, ciao!